adesso silenzio istituzionale. Mi raccomando, il senso della nostra campagna sta in due parole: idee e sorriso. Il sorriso teniamocelo in mano adesso. Andiamo. Sindaco Pilato, con quale sensazione entra a palazzo dopo una vittoria per molti versi insperata? Di grande serenità, come è stata tutta questa campagna elettorale, e di grande soddisfazione perché non ho vinto io, Paolo, ma ha vinto la coalizione. Su, andiamo su, Paolo. Andiamo su. Andiamo su. Pronti? No, questo non credo. Dobbiamo dire la verità. Noi abbiamo fatto 130 giorni di campagna elettorale costruendola sulle idee, sull'incontro e permettetemi di dire anche sul sorriso, sul dialogo. E ci siamo resi conto giorno dopo giorno, centimetro dopo centimetro, che questo meccanismo, che questo modo di comunicare funzionava, che i cittadini si sentivano rassicurati, che cercavano il dialogo. Allora il primo step è stato, lo sapete tutti voi perché mi avete seguito, il giorno del 12 giugno, dove i sondaggi degli ultimi 6 mesi dicevano che si sarebbe per forza chiusa la vicenda lì e non si sarebbe andati al ballottaggio, mentre siamo andati al ballottaggio. E noi subito dopo ci siamo resi conto che la risposta, la richiesta della città era ancora presente. Era come se ci dicessero, beh, andate avanti, raccontateci delle cose, diteci se effettivamente sarete con noi fino in fondo. Quello che abbiamo fatto in questi 15 giorni è stato normale, abbiamo continuato a parlare con le persone come abbiamo fatto per 130 giorni, abbiamo dialogato, abbiamo incontrato, ci siamo qualche volta commossi rispetto ai bisogni delle persone e le persone ci hanno pesato. Quando dico ci, per favore, sto dicendo ci, non sto parlando di me, ma di una coalizione che ha messo in campo 250 persone, che ha costruito insieme un manifesto, le primarie, il programma, la campagna elettorale, ha costruito insieme l'apparentamento con l'ottava lista che si è associata a noi e oggi, dopo 15 giorni di ballottaggio, è qua a dire probabilmente qualcosa di questo messaggio è passato, qualcosa di quello che noi abbiamo detto ai nostri cittadini è interessato. Ma che a Monza non si riesce a confermare il sindaco uscente, meglio per lei. Diciamo che siamo nel solco di una tradizione non scritta sulla pietra, ma scritta nelle cose che accadono in questa città. È stato un momento, sindaco, in cui ha capito che forse stava girando qualcosa a suo favore in questi giorni? Diciamo che prevalentemente i contatti con le persone, anche se devo dire onestamente le cose come stanno, io, ma molti di noi, penso, vedo tante magliette arancioni intorno a me, molti di noi hanno sempre pensato che saremmo stati destinati a una battaglia punto a punto, con, come dire, un rischio di andare a un più 50, meno 50. Mi sembra di aver capito che qualche punto in più abbiamo raggiunto, e ben venga, però comunque è stata una, come dire, un testa a testa obiettivamente, e questo credo che quello che si capiva. Se avessimo l'arroganza di dire che avevamo capito che avremmo vinto, direi una falsità. Non avevamo capito che avremmo vinto. Paolo! Paolo! Sindaco! Paolo! Sindaco! Paolo! Sindaco! Paolo! Sindaco! Paolo! Sindaco! Paolo! 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 Ma è stato un apparentamento che ha determinato la prosecuzione dello slancio ideale in base al quale si era prima coagulata e poi riconosciuta intorno a un programma la nostra lista civica. È molto probabile un suo coinvolgimento nell'amministrazione pilota, in quali deleghe lei si sentirebbe più portato a collaborare? Ho messo senza il minimo imbarazzo a disposizione le mie competenze in materia di legalità piuttosto che di sicurezza in ragione del mio percorso personale e professionale soprattutto. Tutto possono dire che tranne che noi due in questi mesi ci siamo, come dire, attaccati a, o in questi anni. Poi certo, quando si lavora con tanti militanti attorno, qualche struttura di spillo c'è, a lui, a me è arrivata, ma io credo che sia fondamentale almeno fra di noi il rispetto personale e la stima e, se volete, chiedo scusa, anche il rispetto del ruolo che ciascuno di noi ha avuto. Lui è stato il mio sindaco per 5 anni, io sarò
il suo sindaco per 5 anni, credo che su questa base potremo costruire, va bene? Ne sono certo. Grazie, grazie Dario. Grazie. Bene. La maledizione del sindaco uscente ha colpito ancora. Parte le battute, abbiamo preso atto di questa sconfitta. Devo dire che vado a letto molto molto sereno, perché in questi 5 anni ho amato questa città e ho cercato di svolgere il mio ruolo nel massimo impegno possibile. Di più non potevo fare, ho lavorato 24 ore al giorno per 5 anni, quindi è giusto che vada a letto sereno. E adesso valuteremo il perché di questa sconfitta, il perché di questa bassa affluenza, ma saranno tutte analisi che lasceranno il tempo che trovano, perché il risultato ha premiato Paolo Pilotto, e quindi gli auguro di avere lo stesso amore e di avere lo stesso impegno per questa città come l'ho avuto io, ma conoscendolo sono certo che lo avrà. 5 anni fa il suo predecessore era sicuro di vincere al primo turno, c'era anche una sua attesa alla prima votazione. Cosa è successo? Ma noi avevamo dei dati che ci dicevano che avremmo potuto vincere al primo turno se ci fosse stata un'affluenza poco superiore al 50%. Così non c'è stata. Già al primo turno abbiamo avuto una partecipazione del 46,5% dei monzesi, che è diminuita di un altro 10% al ballottaggio, e quindi con questi numeri così, così bassi si sono rimescolate le carte, e adesso sta festeggiando Paolo Pilotto come 5 anni fa festeggiai io contro l'allora sindaco uscente Roberto Scannagatti. Anche se siamo a caldissimo, c'è qualche errore, qualche strategia che ritiene di avere sbagliato in questa fase? Ho detto che vado a letto nella serenità più assoluta, proprio ripeto, ho affrontato una pandemia, ho affrontato una crisi economica, ho affrontato una guerra e un'accoglienza verso le mamme e i bambini dell'Ucraina, quindi ho fatto tutto quello che potevo fare, quindi se poi i monzesi hanno deciso di cambiare pagina, ne prendo atto, mi siedo tra i banchi dell'opposizione, non è la prima volta che lo faccio, sarà un'opposizione molto attenta, costruttiva, responsabile, perché nessuno ha voglia di fare le barricate. È chiaro che mi auguro che il sindaco Pilotto non butti tutto a mare quello che troverà sul tavolo del lavoro fatto di questi 5 anni. Quando uno lavora per una città 24 ore al giorno per 5 anni cercando di fare, ripeto, tutto il massimo possibile, annullando la propria vita, e vede che 65 monzesi su 100 delegano a un terzo la scelta del nuovo sindaco, per chi fa politica, per chi ci crede, per chi, voglio dire, si impegna, cadono un po' le braccia. Solo io, voglio dire, ho avuto centinaia di persone che stamattina gli hanno scritto da località di villeggiatura. Ah, non ci sono, mi spiace, avevo già prenotato, ma tanto vincerai lo stesso, e 800 voti, 850 voti, voglio dire, si potevano annullare facilmente, però hanno preferito andare al mare, è giusto così. Egidio Longoni è stato il coordinatore e lo stratega della campagna di Paolo Pilotto. Che cosa si pensava all'inizio, quando lo scenario era quello di una vittoria dell'avversario del sindaco uscente già al primo turno? Ma noi è una campagna difficile, tutta in salita, è inutile negarlo. Questo sindaco uscente a Levi aveva una corazzata incredibile. Berlusconi, il Monza in Serie A, aveva tante liste che erano maggioranza, no, nei sondaggi nel paese, però noi abbiamo sempre creduto che si poteva lavorare bene dai quartieri, dalla gente, anche sugli errori di questa amministrazione evidentemente, tipo l'appalto rifiuti, l'abbiamo sempre detto, non ha funzionato come alcune cose, e questo i monzesi non l'hanno accettato, o perlomeno quelli che sono andati a votare non l'hanno accettato, gli altri non si sono fatti vedere, vuol dire che non gli interessava proprio nulla rispetto a questo tipo di dimensioni. Chiesto anche al sindaco eletto che cosa è successo negli ultimi 15 giorni che può avere in qualche modo fatto girare le cose in un modo diverso. Secondo me è il nostro entusiasmo. Io ho notato che tutte le liste di coalizione, anche dopo il primo turno, non si sono perse d'animo, e questi 3.500 voti di differenza non sembravano insormontabili, e quindi siamo andati a
lavorare porta a porta, abbiamo lavorato anche in quartieri. Faccio un esempio, io vengo dal quartiere Cederna, lì al primo turno avevamo perso nettamente, in questo secondo turno abbiamo vinto dappertutto a Cederna, come ad esempio anche a San Rocco dove abbiamo tenuto e dove Allevi faceva sempre la differenza. Ecco, queste due misure hanno dato il senso della rimonta che ci ha consentito di affermare Paolo Pilotto sindaco di Monza. Giuliano Ghezzi è stato lo stratega della campagna di Dario Allevi per la seconda volta, una prima volta vittoriosa 5 anni fa, questa volta non è andata. C'era un candidato sindaco, un sindaco uscente che si sentiva la città in pugno e credeva di potercela fare già dal primo turno. Che cosa è successo da quei giorni a oggi? È ovviamente difficilissimo poterlo capire. C'è il dato ovviamente importante che è quello dell'affluenza che è precipitata. Sapevamo che la battaglia per il ballottaggio sarebbe stata una partita completamente diversa ed è proprio per questo che puntavamo a vincere il primo turno. Però ci avete creduto fino in fondo e fatto di tutto, memori anche dell'esperienza dell'avversario di 5 anni fa. Eppure? Dario Allevi si è speso umanamente in maniera instancabile in questi 5 anni. Il dato della sconfitta dispiace oltre che sotto il profilo politico, personalmente anche sul piano umano, proprio perché so quanto Dario si sia speso e impegnato per la città e per i suoi cittadini, per i suoi concittadini. L'apparentamento con Piffer può essere stato un'arma a doppio taglio? L'apparentamento con Piffer era necessario, se non l'avessimo fatto probabilmente oggi saremmo qua a rimproverarcelo. Evidentemente non è stato sufficiente per vincere le elezioni, ma questo non significa che sia stata una scelta sbagliata. We'll be right back.